Buongiorno, benvenute e benvenuti, carissime amiche web spettatrici, cari amici web spettatori, buongiorno, benvenute e benvenuti, siete collegati in diretta con Salvo Mandarà che vi parla dalla solita strada che va da Abbiategrasso verso l'ufficio. Oggi è lunedì 4 novembre, nuovo mese. 4 novembre del 2013 e oggi e in questo momento sono le 9:38, mancano una decina di secondi per le 9:39. Bene, allora, per un po' di giorni, come avete visto, vi ho lasciato in pace. Ecco, ho approfittato del weekend lungo, allungato, perché anche il venerdì 1 novembre era festa. E quindi, scusate, una telefonata in arrivo, richiamo dopo. Allora, stavo dicendo, sì, mi sono riposato un giorno in più, anche venerdì non c'è stato il mi scappa la diretta. Insomma, devo dire onestamente che mi siete mancati. Non so se io sono mancato a voi, ma non ha nessuna importanza. In ogni caso, adesso siamo qua. Allora, che cosa è successo intanto in questi giorni? A parte il fatto che io mi sia riposato, addirittura sabato, udite, sono stato con i miei ragazzi e la mia compagna, siamo stati a Gardaland. Ecco, quindi proprio una giornata dedicata al consumismo e al divertimento, però credo che una volta ogni tanto ci voglia. Quindi adrenalina pura con tutti i vari giochi tipo Raptor, tipo... com'è che si chiama? Blue Tornado e tutti gli altri giochi proprio adrenalinici. È stato veramente un gran divertimento. E vabbè, una giornata così diversa dal solito, per stare anche vicino ai miei figli, a cui in effetti nelle ultime settimane, negli ultimi mesi devo dire, nei weekend non ho dedicato molte attenzioni, quindi ho recuperato un pochino. Va bene, allora, che cosa è successo in questi giorni? Bene, sono successe di tutti i colori. Certo che l'Italia è veramente un paese veramente strano, perché tutti che abbiamo questa mania di utilizzare il telefono, e lo utilizziamo troppo. Basti pensare che se non ci fosse il telefono, se il signor Antonio Meucci, qualche secolo fa, un secolo abbondante, forse uno e mezzo, non mi ricordo bene in quale anno è stato inventato il telefono. Comunque, se non fosse stato inventato il telefono, pensate come staremmo tutti più tranquilli. Non avremmo un presidente della Repubblica che parla al telefono con un imputato per mafia e che poi magari è costretto a distruggere le telefonate evidentemente compromettenti. Non avremmo un ex presidente del Consiglio che telefona per cercare di non far passare dei guai a una ragazzina, diciamo, un pochino sveglia, ecco, diciamo così, spacciandola per la nipote di Mubarak. E non avremmo un ministro della giustizia che praticamente telefona a una sua amica per dire, quando una certa signorina o signora viene arrestata per dei gravissimi reati, dice: guarda, non so quello che potrò fare, ma ti garantisco che farò tutto il possibile. E infatti poi, a distanza di qualche mese, quando questa signora ha accusato qualche problema di salute, immediatamente si è messa in opera, diciamo, al lavoro per farla uscire di galera. Ora, per carità, il fatto di far uscire di galera una persona che sia ancora in attesa di giudizio è una cosa buona e giusta, che il ministro dovrebbe fare non una volta o 110 volte, come dice che ha fatto, ma dovrebbe farlo una volta sola per tutti i carcerati in attesa di giudizio. Allora, facciamo una bella moratoria, diciamo tutti i carcerati in attesa di giudizio oltre tot mesi, visto che la giustizia italiana è troppo lenta, tutti fuori dal carcere. E allora ci sarebbe da fare un plauso alla ministra della giustizia. Ma nel momento in cui fa solo qualche telefonata, e una di queste riguarda una signora che è accusata di aver commesso reati, diciamo, piuttosto gravi, e fa questa telefonata perché, diciamo, che sono proprio amici di famiglia, la ministra Cancellieri con la famiglia Ligresti, insomma, questo sicuramente non è una cosa
tanto onorevole per un ministro, e quindi io mi auguro che la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle sia alla Camera che al Senato passi. Spero che ci sia qualcuno con un po' di coscienza anche nei partiti, anche se diciamo è una speranza piuttosto tenue la mia, perché so benissimo che nei partiti persone che abbiano una coscienza ce ne sono veramente pochi, e soprattutto ce l'hanno a corrente alternata. E vabbè. E queste sono le cose che succedono in Italia, carissimi amici. E poi che cosa succede? Bah, proprio ieri sera, guardando su internet, ho visto un articolo molto interessante scritto dall'ex magistrato, ma mi arrogo anche il diritto di dire mio amico, Paolo Ferraro, che riguarda un articolo scritto da uno psichiatra che si chiama Cancrini, che praticamente attacca in modo frontale Beppe Grillo, dicendo praticamente che addirittura è affetto da demenza senile. Ora, è strano, diciamo, che questo attacco di questo signore, questo psichiatra Cancrini, arrivi a Beppe Grillo proprio adesso, in un momento in cui, diciamo, il Movimento 5 Stelle presenta la mozione di sfiducia al ministro Cancellieri, proprio, diciamo, quindi diciamo che il Movimento 5 Stelle in qualche modo attacca, anche se in modo indiretto, la famiglia Ligresti, ecco. E questa corrispondenza temporale, perché pare che questa famiglia Ligresti sia insomma molto potente, tant'è vero che affitta delle case a prezzi veramente molto molto vantaggiosi a quasi tutto l'arco costituzionale, praticamente da Alfano a Brunetta e altri, insomma tutti in affitto dai signori Ligresti. E sono, insomma, questi signori Ligresti sono amici veramente di tantissimi esponenti del governo delle larghe intese. E vabbè, e questo signor Cancrini, quindi, che secondo Paolo Ferraro pare che abbia delle cose, insomma, molto, come si può dire, insomma, io non lo so, io non mi sono documentato, riferisco, diciamo, il fatto che nelle varie interviste che ho fatto a Paolo Ferraro nomina questo signore, Luigi Cancrini, varie volte, addebitandogli una serie enorme di gravissime responsabilità come psichiatra, legato alla magistratura deviata, eccetera, eccetera. Io non so nulla, non ho avuto modo di approfondire questi temi, sto solo dicendo che Paolo Ferraro, ex magistrato, perché sospeso dal CSM, fa delle affermazioni molto pesanti, estremamente pesanti, su Luigi Cancrini, il quale ovviamente finora non ha mai querelato Paolo Ferraro per le cose che lui dice nei suoi riguardi. E va bene, questo stesso signore, accusato di cose gravissime da parte di Paolo Ferraro, ha fatto un articolo, diciamo, molto pesante nei confronti di Beppe Grillo e del Movimento 5 Stelle. Secondo Paolo Ferraro, forse perché il Movimento 5 Stelle, facendo la mozione di sfiducia al ministro Cancellieri, tocca in modo indiretto la famiglia Ligresti, che pare avere, diciamo, un potere molto forte. E va bene. Allora, poi di che cos'altro parliamo? Beh, una cosa che vorrei dirvi è il fatto che anche ieri ho fatto una telefonata col mio amico Matteo Cerasuolo. Stiamo mettendo a punto una trasmissione da farsi a breve, probabilmente sarà dopodomani, mercoledì, faremo una trasmissione per... ecco, sì, in chat mi ricordano anche l'articolo di Scalfari, come no, però diciamo che Scalfari non è nuovo ad attacchi al Movimento 5 Stelle, ne ha fatti anche altri, invece questo qua di Luigi Cancrini è proprio una novità, proprio una primizia, ecco. Però sì, è vero, anche Scalfari ha fatto uno dei suoi stupendi articoli sul Movimento 5 Stelle. Allora, vi stavo dicendo che appunto con Matteo Mahat faremo, credo dopodomani, se riusciamo a organizzarci, una puntata per aggiornarvi su tutto quello che è successo dopo che lui ha spedito le sue memorie difensive appunto alla procura di Velletri, e ci sono un po' di novità, insomma. Ecco, una cosa riguardo a tutte queste denunce, no? Le famose denunce che 300 italiani hanno presentato, emulando, diciamo, la denuncia di Paola Musu, vi ricordate, l'avvocato di Cagliari? Ecco, diciamo che queste 300 denunce, a parte quella di Matteo Cerasuolo, non hanno avuto nessun tipo di esito,
strana questa cosa che appunto questo giudice, questo sostituto procuratore di Velletri stia indagando Matteo Mahat per calunnia, perché ha osato nella sua denuncia, diciamo, denunciare appunto il Presidente della Repubblica e l'ex Presidente del Consiglio Mario Monti, ma non solo lui, anche tantissime altre cariche dello Stato. Bene, ci sono veramente diversi aggiornamenti e c'è da capire, veramente ci sono tante cose strane che succedono in Italia. Per esempio il fatto che adesso è da un po' di tempo che in televisione si permetta di parlare di Bilderberg trilaterale, eccetera, no? Ricorderete l'intervento mio e di Francesco Amodeo alla 7 con Luca Telese. Vero è che la redazione soprattutto ha provato in tutti i modi di fermarci, però alla fine noi siamo riusciti a dire un bel po' di cose. Ma poi già c'era stato alla fine del 2012 Daniel Estulin, ospite all'ultima parola di Paragone, e adesso Paragone con la nuova trasmissione La Gabbia, che parla molto spesso di Bilderberg, poteri forti, eccetera eccetera. È successo qualcosa. Praticamente la sensazione che ho è che ormai questi criminali che stanno mettendo in pratica questo piano studiato da 40-50 anni, dai tempi della Seconda Guerra Mondiale praticamente, si sentono talmente sicuri di essere ormai arrivati all'obiettivo finale, e sicuramente l'approvazione del MES, del Fiscal Compact, del Patto di Lisbona, eccetera eccetera, ormai li fa sentire veramente al sicuro. Si sentono proprio come se ormai siano molto molto vicini all'obiettivo finale. Anche perché, diciamo, il primo che ha provato in qualche modo a affermare questo progetto criminale è stato quello che poi, visto che la storia viene scritta dai vincitori, è stato praticamente il matto Hitler. Adolf Hitler, dalla storia scritta dai vincitori, è stato diciamo relegato a pazzo che ha fatto, diciamo, l'olocausto per liberarsi degli ebrei, perché lui era razzista, no? Lui ce l'aveva con la razza ebraica. Ora, per me questa è una grandissima puttanata, perché invece Adolf Hitler ha commesso i grandi crimini che ha commesso, ammazzando tantissime persone, solo perché, diciamo, non perché era matto, oppure forse era anche matto, ma soprattutto aveva capito che il potere, diciamo, anglo-americano e soprattutto israeliano era troppo potente, avevano troppi poteri e avevano le banche in mano, il potere un po' sparso in giro per il mondo. E quindi lui ha deciso, nella sua lucida follia, diciamo, di liberarsi di questo potentissimo nemico. Altro che problemi razziali, io non credo assolutamente ai motivi razziali che hanno spinto Hitler a fare quello che ha fatto nei confronti degli ebrei, non ci credo assolutamente. E comunque è chiaro che Israele è riuscita a rimettersi in forza, e insieme all'Inghilterra, al Regno Unito e anche all'America per tanti anni è riuscita a ricostituire le proprie forze e a mettere in piedi questo piano mondialista che appunto covava fin dai tempi di Hitler. E vabbè, e ormai sono però vicini alla riuscita di questo piano, purtroppo per noi che facciamo parte del 99%, e sono talmente vicini addirittura da permettere ai vari, ora lasciamo perdere il fatto che io e Francesca Modeo siamo andati da Luca Telesi a raccontare queste cose a 600.000 persone circa, ma adesso c'è Paragone, che nella stessa rete della signora Gruber, che fa parte del Bilderberg, che fa parte del piano, permettono a un Paragone qualunque di raccontare, diciamo, queste cose. Ecco, è evidente che si sentano veramente ormai al sicuro. Ora io vorrei capire veramente perché questo giudice, questo sostituto procuratore di Velletri, indaga Matteo Cerasuolo per, diciamo, per calunnia. Quasi quasi mi viene il sospetto che queste indagini siano state iniziate proprio perché questo giudice vuole che qualcuno vada avanti in questa indagine. E quindi, se da una parte ci sono altre 299 denunce, circa, si stima un numero totale di 300, che sono state insabbiate, non hanno avuto seguito perché evidentemente
i procuratori presso cui sono finite, diciamo che in qualche modo non hanno interesse a portare avanti queste cose, anche se in Italia vige l'obbligo dell'azione penale, però di queste denunce non se ne sa nulla e non sono state archiviate perché secondo l'articolo 408 del codice di procedura penale il magistrato avrebbe avuto l'obbligo di comunicare ai denuncianti l'avvenuta archiviazione. Il fatto che da quello che mi risulta nessuno dei denuncianti abbia avuto la comunicazione di avvenuta archiviazione vuol dire che le denunce non sono state archiviate, sono state insabbiate, cioè sono state messe in un limbo dove non si sa qual è la fine che hanno fatto, semplicemente sono state messe lì da parte e nessuno fa nulla, tranne un caso. Perché questo magistrato così zelante di Velletri ha deciso di indagare Matteo Cerasuolo? Veramente per intimidire Matteo Cerasuolo? Per farlo spaventare? Non credo, bastava insabbiare la denuncia e sarebbe successo la stessa cosa che è successa con tutte le altre, cioè nulla. Io invece penso piuttosto che questo magistrato di Velletri sia veramente un uomo valoroso che dice: io provo, non posso mettermi contro l'ordine costituito e quindi cominciare le indagini seguendo questa denuncia, visto che nessuna delle altre ha avuto lo stesso seguito, non poteva lui da solo mettersi contro il sistema, però dice: io adesso provo a indagare per calunnia questo signor Matteo Cerasuolo, vediamo, probabilmente si metterà paura e allora magari non lo so cosa succede, ma comunque almeno do un'opportunità a questo signore di costringermi, fra virgolette, a iniziare le indagini. E questo è esattamente quello che è successo, perché Matteo, con le memorie che vi rileggeremo durante la trasmissione che spero si faccia dopodomani, praticamente ha virtualmente costretto la magistratura, questo magistrato, adesso a indagare, perché adesso lui, di fronte alle gravi accuse che Matteo Cerasuolo gli rivolge, perché Matteo gli sta dicendo: ma tu scusami, stai indagando me per un reato di calunnia che è molto 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 meno grave di tutti i reati per cui io ho presentato denuncia, e addirittura Matteo cita in giudizio in un certo modo, cioè chiede dei danni al magistrato, dice: perché tu stai facendo una cosa illecita non indagando sulle cose che io ti ho dichiarato nella denuncia e indagando me per calunnia. Però probabilmente adesso questo magistrato sarà costretta ad andare avanti, e la cosa bella, carissimi amici, che vi diremo più in dettaglio mercoledì, è che la magistratura di Velletri ha fatto un atto molto importante, e cioè ha prorogato i termini per poter continuare le indagini. Questa è la cosa, la novità, una delle due novità importantissime. La seconda non ve la dico, preferisco mantenervi in suspense. Quindi la novità grossissima che arriva da Velletri è che la magistratura praticamente ha chiesto di prorogare i termini in modo tale da continuare le indagini. Questo è un atto molto importante, perché altrimenti si sarebbe tutto spento lì. Ecco perché ho il sospetto che questo magistrato sia veramente un valoroso, e cioè che con questa sua indagine per calunnia nei confronti di Matteo Cerasuolo in effetti voglia assolutamente partire con le indagini dei gravissimi sui gravissimi reati che Matteo Cerasuolo e insieme agli altri 300 italiani hanno denunciato. Quindi vediamo cosa succede. Certo, se fosse come io penso, questo magistrato rischia pesantemente la vita, perché è ovvio che il sistema non permetterà che si indaghi su chi ha causato tutti i crimini di cui ormai siamo sicuri, quindi MES, Fiscal Compact e tutti gli altri, no? A partire dal patto di Maastricht firmato dal signor Prodi. Quindi ecco, diciamo che il gioco è veramente pesante, il gioco è veramente molto molto pesante e vediamo come andrà avanti. Domenico mi scrive: gli ebrei sono una religione, non una razza. Hai ragione, carissimo Domenico, grazie per la precisazione, è proprio come dici tu. Però dicono così, no? Dicono che Hitler ha commesso l'olocausto perché è antisemita, ce l'aveva, diciamo, contro gli ebrei, contro coloro che si sentono uniti dal fatto di avere, di si sentono accomunati appunto dalla religione. Comunque non importa questo, il punto è che io non credo invece che, appunto, torno sull'argomento visto che mi fai questa nota, non credo affatto che Hitler se la sia presa con gli ebrei per motivi religiosi o razziali, l'ha fatto per motivi di carattere economico, secondo me.
Va bene, allora prima di salutarvi vorrei dirvi una cosa molto importante. Stamattina ci siamo sentiti con Silvestro Montanaro, importante giornalista della RAI, di Rai 3, o purtroppo devo dire ex giornalista della RAI di Rai 3, perché praticamente è stato sbattuto fuori dalla RAI e non è l'unico, come sapete, è successa la stessa cosa anche ad Oliviero Bea. Bene, Oliviero Bea è stato già intervistato da Salvo 5.0, cioè da me, insomma, sul canale Salvo 5.0 qualche mese fa. Quindi per il momento lo lasciamo in pace, non ha lui intenzione di farsi intervistare ancora, ma invece io ho contattato già un paio di mesi fa Silvestro Montanaro, e finalmente ci siamo sentiti la settimana scorsa, e lui ha detto di attendere, dopo il 31 ottobre per l'intervista, perché comunque il contratto che lui aveva con la RAI lo legava fino al 31 ottobre. E lui, vedete che persona corretta, nonostante sia stato praticamente sbattuto fuori dalla RAI, dice: il mio contratto dice che io non posso prestare la mia immagine ad altri, fuorché la RAI. Io gli ho detto, quando ci siamo sentiti, ma guarda che qua si tratta di un'intervista, non stiamo parlando di fare un programma dove si sfrutta la tua immagine e la tua professionalità. Potrei capirlo se tu, mentre sei sotto contratto con la RAI, vai a fare un programma da un'altra parte, ma un'intervista, secondo me, è una cosa, per la quale chiunque, qualunque dipendente della RAI dovrebbe avere la libertà di fare. Ma lui però dice: guarda, visto che ormai mancano pochi giorni, sentiamoci dopo il 31 ottobre. Così oggi, che è il 4 novembre, l'ho chiamato, mi ha dato la sua piena disponibilità, quindi stasera alle 19 vi preannuncio intervista con Silvestro Montanaro, un grande giornalista della RAI. Conduceva una trasmissione che si chiamava C'era una volta su Rai 3, una trasmissione molto interessante, ha parlato di tantissime storie. Io ho conosciuto la figura di Silvestro Montanaro grazie alla sua storia. Su Sankara, su Thomas Sankara, presidente del Burkina Faso, che è stato assassinato perché stava cercando di convincere i suoi amici, diciamo, degli stati africani del Centro Africa a non riconoscere i debiti verso il Fondo Monetario, eccetera, eccetera. E questo è il motivo per cui è stato assassinato. E veramente ha fatto un ottimo servizio Silvestro Montanaro, proprio un servizio molto approfondito, un reportage su Thomas Sankara. Quindi stasera alle 19 su Salvo 5.0 su YouTube, per chi è interessato, intervista a Silvestro Montanaro per capire bene quello che è successo, perché la RAI si disfa di giornalisti come Silvestro Montanaro e come Oliviero Bea, che costano poco perché non avevano contratti milionari come quello, per esempio, di Fabio Fazio, e poi invece mantiene Fabio Fazio. Cioè, io lo so bene il motivo per cui questo succede, però vorrei che anche Silvestro Montanaro mi desse la sua opinione. Va bene, ecco, Marina Venezia scrive: ma che è stato per il denaro? Ecco, infatti mi sa che quindi conferma Marina, quello che dico io. Ma il fatto che Letta accusi di informazione Grillo, questo non è strano? Beh, no, quello non è strano, perché voglio dire, Letta è ovvio che fa il suo lavoro, si difende, accusa di disinformazione Grillo. D'altronde Letta è un grandissimo bugiardo, lo sappiamo bene, quindi il peso delle parole di Letta valgono veramente poco, valgono come, che ti posso dire, come in termini di credibilità, ecco. Le parole di Letta hanno la stessa credibilità di un pannolino usato. Che credibilità può avere un pannolino usato? Niente, perché non parla. Ecco, Letta parla, ma la credibilità che ha per me è la stessa di quella di un pannolino usato, oppure di un, non lo so, di un lampione. Ecco, questa è la credibilità di Letta. Perché lui è un grandissimo bugiardo che mente agli italiani, a milioni di italiani in diretta televisiva, vi ricordate, no? Quindi è inutile che noi stiamo ad ascoltare quello che dice Letta. Anzi, il fatto che lui accusi Grillo di fare disinformazione, diciamo che è un punto a favore. Grillo potrebbe scriverselo sul curriculum. Va bene, carissimi amici, adesso vi saluto. Allora, appuntamento per chi vuole alle ore 19 per l'intervista a Silvestro Montanaro. Per il momento è tutto, un abbraccio, grazie a tutti, ciao.